dopo aver esaurito quel che ti offrono affari, politica, soldi, e aver compreso che niente di tutto questo alla fine soddisfa e che niente dura in eterno, cosa resta? Restano questi paesaggi, questi alberi, la bellezza di questi campi, l'amore di chi c'è sempre stato e il volgere delle stagioni. Andiamo a raccogliere la legna come ci ha detto papà. No, uffa, io voglio giocare, non lavorare, mi voglio divertire. Eravamo piccoli, io e Salvo, figli di contadini e da sempre diversi. Eravamo cresciuti in quei campi che sembravano immensi. È sempre così, con gli occhi di un bambino sembra tutto più grande. Vale, ma cos'è che ti manca, eh? Cosa ti manca, cosa non hai? Abbiamo un'azienda straordinaria. Hai fatto sempre tutto quello che hai voluto. Papà e mamma non t'hanno mai fatto obiezioni. Quindi cos'è che vuoi, Cosa voglio di più? Salvo, ascolta a me. Io non mi accontento di questa vita. Tutta la settimana qui, sin dalle prime luci dell'alba a romperti la schiena. Per poi passare magari il fine settimana in giro con la famigliola per i centri commerciali. La famiglia. Questa famiglia, un giorno me la invidierai. Ho sempre pensato che siamo noi a scegliere la vita che vogliamo. Le mie giornate erano sempre le stesse. Immaginavo per me una vita diversa e provavo disprezzo per la mia famiglia. Ciao papà, ci vediamo domani. Valerio, senti. Sì. Di cosa stavate parlando con tuo fratello? Dai papà, i soliti discorsi, il fatto che io non sono contento di fare questa vita, te l'ho già detto mille volte, oggi si possono fare un sacco di soldi in maniera molto più facile senza sporcarsi le mani. Sai, già forse te l'ho raccontato diverse volte. Venivo qui da bambino con mio nonno e mio padre, che lavoravano i terreni. Ero stanco di sentirmi dire cosa dovevo e cosa non dovevo fare. L'amore di mio padre per ciò che aveva costruito era per me incomprensibile. La terra è la nostra vita. Io su questa terra ho imparato a correre. Facevo finta di ascoltare, ma in realtà provavo quasi pena per lui. Appena dall'albero. Un luogo in cui l'amicizia, la fratellanza e il... Parlava, ma io avevo già scelto, avevo già deciso. Che ne pensi, Valerio? Ci vediamo domani, saluta mia mamma. Ehi, come va? Non mi sono mai accontentato di una vita normale. No, sono qua per l'ufficio, sì. Solo gli sciocchi si accontentano. Robby! Oh! Ehi! Ero stanco di sporcarmi le mani. Nel giro di poco avevo cambiato la mia vita. Aspetta un attimo. Ehi! Sì, ci sono! Dopo il primo click ero riuscito a fatturare in un solo mese quello che mio padre e la mia famiglia avevano fatto in una vita intera. Sì. Ho capito, ma ti ho detto compra tranquillamente. Compra tranquilla. Ero diventato il numero uno. Gestivo un'azienda tutta mia.
dormivo 3 ore a notte e avevo perso completamente la dimensione del tempo. Ero sempre in prima linea. Pronto? Vuoi chiamarmi altre 10 volte? Ti ho detto fai quello che devi fare! Tranquillo, compra tu, sì. Sì. Guarda, guarda, guarda quello stronzo, va! Mancherà questa terra, della quale ho capito il senso solo adesso. Mi mancheranno questi alberi, che rimarranno qui per sempre. Mi mancherà l'affetto incondizionato di mio padre e di mio fratello, che non ho mai ascoltato in una vita intera. Sono cattivo. Ho perso il controllo. Ho perso la direzione. Ho capito che il denaro e il potere ti annebbiano. Ti rendono meno lucido. Ti rendono superficiale. Ti allontanano dalla purezza e dalla realtà.